Liam Gallagher porta a Milano il Britpop degli anni 90, 30.000 spettatori per un concerto all'insegna dei successi degli Oasis con tanto di frecciatina ai tifosi dell'Inter, ma le speranze di una reunion con il fratello sono sempre più deboli. Emiliano Condò. Si erano tanto amati, o forse no, semplicemente si sono sopportati finché hanno potuto. Liam e Noel, la loro oasi di rancore. A guardarli bene, una cosa, una sola che li unisce c'è: il Manchester City. Ieri Liam ha suonato all'High Days di Milano. Come lasciarsi sfuggire l'occasione di ricordare agli interisti il risultato della finale? Do we have any Inter Milan fans in the house? Lo sfottò ci sta, il ringraziamento ai tifosi del Milan un po' meno. E qualcuno non approva. Ma del resto, molto prima della finale, Noel, sempre a Milano per presentare il suo disco, lo aveva detto. Vorrei affrontare l'Inter, perché mi sembra la più debole. Inutile illudersi, il calcio non basta neppure per un tiepido armistizio. La cosa più carina che si sono detti negli ultimi mesi è codardo, Noel a Liam, e idiota, Liam a Noel. Reunion rimandata a data da destinarsi. La nostalgia invece è pane quotidiano. Liam alterna i suoi pezzi a quelli degli Oasis. Indovinate quali canta il pubblico. Noel fa dischi, concerti alla sua band, ma tutti, proprio tutti, guardiamo indietro, senza rabbia.